da queste radici noi crediamo che si possano creare dei momenti di condivisione, dei momenti dove è possibile, insomma, vedere le proprie radici, vedere le proprie tradizioni. Napoli è una metropoli, insomma, è una città che ha tante difficoltà, che vive, insomma, le dinamiche di una grande città. Però poi quando veniamo in questi posti così, noi vediamo che le nostre radici probabilmente sono queste. Sono le radici, insomma, di chi veramente vive questi territori, li fa nascere, li fa crescere, li fa sviluppare, ed è questa probabilmente la vera economia della Campania, ed è probabilmente sono questi comuni quelli che rappresentano meglio la nostra straordinaria regione. Grazie, sono veramente contento, ho detto anche al sindaco De Magistris che venivo qui, ha portato un saluto attraverso me, stringiamo questa bella amicizia, lo faremo insieme e possiamo percorrere un po' di strada insieme. Grazie. Vengo a prenderti stasera con la mia torpedo blu. Funziona anche questa. Automobile sportiva che mi dà un tono di gioventù. Già ti vedo elegantissima, come al solito sei tu. Sembrerai un agincallo sulla mia torpedo. Indosserò un bel doppio petto ed un cappellone come Al Capone, e in camicetta e maxi gonna tu mi accenderai il sigarone. Vengo a prendermi stasera, suono il clacson, vieni giù e mi troverai seduto. Qual è il messaggio che volete lanciare con questa iniziativa? Il messaggio che Baraonda vuole lanciare è un messaggio legato ovviamente alla solidarietà, ma questa volta fatto in una maniera un po' diversa, legandoci a quelle che sono le tradizioni, la musica e tutto quello che deriva dalla nostra terra, dalla nostra Irpinia e dalle nostre regioni del sud Italia. Un intenso lavoro c'è stato. Un lavoro non semplice, e speriamo che innanzitutto tutti i cittadini di Ariano e non solo che parteciperanno resteranno contenti dell'iniziativa e che potrà avere comunque un futuro questa iniziativa. Una bella accoglienza in Villa Comunale. Sì, grazie a tutti, grazie di cuore veramente per l'interesse e la partecipazione che questa festa sta susciterà, e grazie perché la gente risponde bene in un modo particolare alla beneficenza e al volontariato, e questo è il messaggio che vogliamo lanciare. Alla fine dopo uno può dire magari non lo sapevamo, non ci hanno invitati, ma ognuno deve sentirsi partecipe perché la beneficenza è di tutti e ad Ariano se ne fa tanta di beneficenza, e quindi questo è il messaggio bellissimo e grazie di cuore a tutti. Avete lavorato davvero tanto. Sì, il lavoro veramente tantissimo c'è stato e forse ce lo siamo buttati alle spalle proprio perché per la voglia di fare, però poi vedere che la gente risponde bene ti gratifica e la stanchezza passa e va via e poi si dimentica e quindi ci ricarichiamo. Grazie di cuore di nuovo a tutti. Hey!
signori, Chevalier, permesso. Chevalier, in giro che facciamo un filmato di lei. Al primo posto la solidarietà. Sì, al primo posto la solidarietà. Bella serata di solidarietà. Lucia e Rossana insieme sono un connubio esplosivo, possiamo dire. L'anno scorso con la partita, quest'anno con questa manifestazione, ci hanno creduto da subito loro. Veramente un grande impegno, un ringraziamento va a tutte le associazioni che sono state vicino a Lucia e Rossana, ma loro veramente ci hanno messo l'anima e quindi diamo una mano tutti quanti insieme alla buona riuscita di questa manifestazione. Grazie. Grazie biondina, grazie. Sicuramente è un'iniziativa bellissima che mettono in piedi due associazioni che da due anni credo che collaborino e stanno facendo delle cose veramente belle. Hanno coinvolto anche il Comune di Napoli con l'assessore che credo Ciro Borriello, mio amico per tanti motivi di lavoro, e quindi sono veramente felice di poterlo ospitare qui stasera e in questa serata magnifica di solidarietà. Grazie alle associazioni che si riesce ad organizzare un evento del genere, l'associazione Imagine to Help e Valentina Un Angelo per la Vita. Ed è qui che la città di Ariano Irpino si movimenta quando vede una bella manifestazione, insomma, organizzata con bella gente, una bella villa comunale, e quindi non c'è altro che passeggiare, insomma, tra queste bellissime meraviglie.
suoni, colori, è un'atmosfera veramente d'altri tempi, poi abbinandola anche alla solidarietà, insomma non poteva che essere un evento di quelli, ho detto bene, d'altri tempi, insomma una bella atmosfera per Ariano, poi anche la location aiuta perché è una location immersa appunto col castello che fa tanto ambient. Facendo poi il grande cuore e la grinta di Rossana. Assolutamente, Rossana veramente non la si ferma mai. Oggi l'ho vista a bordo di un trattore che girava per Ariano e veramente lei è un trattore per prima, per cui sicuramente con la sua Image 12 Onlus farà, ecco, questo è veramente il suo spirito, quindi è la sua proprio è l'anima. Questo evento, diciamo, estrinseca proprio la sua anima, l'anima sua e della sua associazione. Queste coppie abbiamo fatto oi, 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 oi,
qua, venite qua, facciamo insieme il rio e là. O il rio e là, venite, venite. Qua vicino. Vittorie, guagna sera, vittorie.